Nonostante la Juventus continui la caccia al Cagliari, solamente 13.000 spettatori paganti oggi allo stadio comunale per il match con la Sampdoria. Hanno vinto i bianconeri per 2-0, ma la loro prova non è stata brillante, forse anche a causa della opaca prestazione di Vieri. La mezzala non ha ancora il passo dei compagni di squadra e di rado riesce ad inserirsi nella manovra. Da rilevare inoltre che la Sampdoria ha giocato una partita difensiva, raggruppando sovente 10 uomini nella propria metà campo. Manovra del Sol, Cucureddo del Sol, Anastasi conclude tirando a lato. Ecco uno spunto sampdoriano, concluso con tiro fiacco da Salvi. Anastasi supera Spanio e Garbarini, poi tira fortissimo, il palo respinge. Subito dopo, tiro di Del Sol che battara devia in angolo. Siamo al 30esimo. Tira il corner Leonardi, c'è un colpo di testa di Cucureddu, la palla sfugge a Colletta ed Anastasi di sinistra mette in rete. Al 35esimo il centravanti juventino esce per una contrattura muscolare, lo rimpiazza a Zigoni. 23esimo della ripresa, punizione di Salvadore che serve Leonardi, spostato a sinistra. Centro che battara devia. Riprende di testa Haller indirizzando a rete, Zigoni corregge la traiettoria segnando a fil di palo. Al 28esimo per proteste viene espulso il sampdoriano Frustalupi. Per questo fallo su Cucureddu al 35esimo calcio di rigore per i bianconeri. Lo tira Leonardi e Battara che si è mosso in avanti e respinge.